Ciao a tutti, oggi faremo gli hamburger. Non li ho fatti io, li facciamo già comprati, però in versione tipo McDonald's, ma un po' più saldari. Pubblicità occulta. Sono fish burger per mio marito, hamburger di soia per me, due hamburger di pollo per mio figlio. E facciamo le patatine. Io non faccio nulla di fritto, metto tutto nel microonde, così evitiamo anche un po' di frittura. Adesso mettiamo tutte nel microonde, accendiamo la funzione crisp per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo l'insalata e il contorno. A dopo! Mentre tutto si cucina nel microonde, prepariamo le insalate, che io ho già lavato questa, e ne conserviamo un paio di foglie per metterli dentro gli hamburger. Ne lasciamo un po' da parte per metterli negli hamburger. Il resto lo sminuzziamo per farci l'insalata da contorno. L'insalata non va tagliata, va sminuzzata con le mani. Prepariamo il cetriolo. Il cetriolo si fa così. Prima si taglia la prima parte sopra, si prende il primo e si gira. Perché? Perché produce questa cosa bianca che poi se non lo fai, te lo porti per tutto il cetriolo e quando lo mangi senti l'amaro. Ora tu lo devi fare dall'altro lato, siccome io non mi ricordo mai quale lato è che si fa, io li faccio da tutte e due parti per non sbagliare. Poi lo stesso e con un tovagliolo di carta lo puliamo. Fai la stessa cosa a questa parte. No, su, un puntino devi togliere. Così, sì. Ok, questo non pensavo che era così. Lo prendi e fai la stessa cosa. Niente più di vita. Interessante, è bellissimo. Sì, non mi ricordo mai qual è la parte da fare, perciò io per non sbagliare faccio da tutte e due le parti. Ok? Pulisci il bordo e con un pela patate le togli la buccia. Dai, anche qua. Sì. Mi piace. Dopo? Dopo le devi tagliare a metà. Questo lo spostiamo. No, per la lunghezza. Devi tagliarlo a metà per la lunghezza. Sì. Anche morbido. Sì, sì, facile da tagliare. Sì. Ne faccio uno, tu fai l'altro. Vabbè, non ha importanza. Col coltello incidi. Aspetta, piano. Sì, col coltello piano incidi, senza andare in fondo, se no c'è la tua mano. A V, e devi togliere i semi che ci sono al centro. Sì. Niente, ci fa, dai. Cerca di girare il coltello così togli i semi che ci sono al centro. Sì, devi toglierli. Un po' puoi lasciare, giusto? Però quelli grossi togliamo. Ho sbagliato, aspetta. Aspetta, questo è quello delle bucce e cose. Ok. Quello è buono. Sì. Ti ho tolto il piatto troppo presto. Anche questo lo toglio? No, è già fatto. Stai togliendo quello che quasi il cetriolo. Ok, spostiamo questo e adesso dobbiamo tagliare a rondelle, cioè fettine. E tagliamo fettine sottile. Cercate di farle più sottili possibile. Bravissima! Così. Peliamo le carote, togliamo la punta e la parte sotto delle carote, le peliamo. Io le ho già anche
Aspetta! Che c'è? Io già anche lavate. Perché aspetta? Mi stai aiutando tutto sulle mani. Ti metti. E dopo li prendiamo, dai. E con una grattugia iniziamo a grattugiare le carote. Non è che ti dispiace togliere questa? Grazie. Tagliamo un pomodoro a fette, o almeno le fettine, ne ricaviamo le fettine che ci servono, sono 3-4 hamburger, servono un paio di fettine. Sì, bastano, perché Francesco non ne vuole pomodoro. E ora? Il resto devi tagliarlo a metà, togli i semi come abbiamo fatto quando abbiamo fatto la minestra, e tagliamo a pezzettini per fare l'insalata. Da qua. No. Che? Uno di qua. Vedi che sono. E ora taglia da questa parte. Se faccio così? Sì. Guarda che se ne viene da solo. Tira. Wow. Se ne viene il resto. Devi togliere tutte, semi tutti. Fai a pezzi quelli. Almeno una. Prendiamo il limone per condire le insalate. Lo laviamo. Ne grattugiamo la buccia che ce la conserviamo in freezer. Tagliamo a metà e iniziamo a condire l'insalata di carote. Metti questa che è più piccola, non mi serve tanto. Aspetta! Questi cini però li tagliamo. L'ho fatta. Posso? Iniziamo a condire, mettiamo olio, sale e pepe. Fine di olio. Basta così. Sale. Ok. Un po' di pepe. Poco. Basta. E origano. Basta, che ci devi fare? La pizza? Mescola. Pacchetto e cucchiaio e mescola. È volata. Ed è una. Olio, sale e origano. Aspetta che mettiamo anche un po' di mais. Basta. E aceto di mele. Basta, mescolo, olio, aceto di mele, oh, perché ho insalata, olio, aceto di mele, sale, pepe, origano, un altro po', ok, basta, pepe, sì, un po' di pepe. Basta. Sale e origano. Basta. Sì. Un po' di più. Yes. E mescola. Prendiamo dei panini per gli hamburger e li facciamo riscaldare un minuto nel microonde. E iniziamo a fare i piatti.
Va benissimo, buona. Facciamo i piatti. Iniziamo con gli hamburger di mio figlio. Quelli al pollo. La salsa che si avvicina molto a quella della McDonald's è il salsa burger. Cos'era? Mettiamo un po' di salsa. Un po' di salsa. Pollina di lattuga. Mettiamo l'hamburger di pollo. Altro pezzo di pollina di lattuga. Che lui non vuole né pomodoro né niente. Così. E io alto, se voglio quello della pubblicità. Togliamo le molliche, poi puliamo il tavolo. Saliamo le patate. Mi sto bruciando che è una meraviglia. Ed ecco il primo piatto pronto con due hamburger di pollo. Per mio figlio. Facciamo il secondo panino. Per mio marito. Facciamo il fish burger, mettiamo la maionese. Un pezzettino di lattuga. Mettiamo il fish burger. Delle fettine di pomodoro. Un po' di questa di carote. E aggiungiamo delle insalate. Ed ecco il secondo hamburger, fish burger in questo caso, con un contorno di insalate. Adesso facciamo il mio. Maionese. Mettiamo la lattuga sotto. L'hamburger di soia. Pomodori. L'insalata di carote e accompagniamo con il resto delle insalate. Di patate. Ed ecco un altro hamburger con il contorno di insalate e patate. Buon appetito! Rieccoci, se il video è piaciuto mettete un mi piace e un pollice in su. Se avete domande chiedete nei commenti oppure contattatemi tramite il sito. Troverete tutti i link e i contatti giù nell'info box. Alla prossima! Ciao a tutti!